Buon pomeriggio a tutti, ci scusiamo se vi abbiamo fatto aspettare un po' e sappiamo anche che alcuni di voi sono impegnati, sia seguono il dibattito ma lavorano anche alla festa come sempre, come tutti gli anni, come da 60 anni. Quando la signora Boretta di Gentina, come la Vige, come la conosciamo tutti noi, mi ha chiesto di venire qui con un dibattito per il 60esimo, devo dirvi che ho sudato parecchio, ma poi come sempre grazie alla disponibilità del presidente Violante siamo riusciti a trovare qualcuno, ma ci tenevo molto a questo momento perché io penso che noi non dobbiamo perdere le nostre radici, l'orgoglio delle nostre radici, in Valle d'Aosta in particolare, perché quei valori che ispirarono i fondatori di questa festa sono dei valori più che mai attuali e proprio in questi giorni lo sentirete dalle parole del Presidente che richiamerà sicuramente la delicata situazione politica attuale che stiamo vivendo, sono dei valori che ci devono ancora ispirare e devono guidare la nostra azione. Molto piacere che ci siano qui dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, ringrazio anche per la presenza il sindaco di Son e naturalmente i tanti amministratori del PD che hanno voluto onorare con la loro presenza questa giornata. La RAI ci ha rubato due delle persone che noi vogliamo onorare oggi con una premiazione, ma questo mi consente di consegnare il primo omaggio che vogliamo fare oggi ed è un omaggio floreale con un biglietto da parte dell'onorevole Violante, mio personale e a nome anche del capogruppo del Partito Democratico Carmela Fontana, a Vigentina Boretta che è la grande relatrice. Di questa festa e sappiamo quanto servano queste persone che continuano a sollecitare i tanti giovani al volontariato. Quando sono diventato segretario del Partito Democratico nel 2007 io mi ricordo che ho avuto una chiacchierata con Vigentino e ho detto guarda, per certi versi l'associazione Castagneti ha già anticipato quello che è lo spirito che vorremmo portare noi nella sinistra valdostana, cioè essere un luogo che aggrega tutti quelli che hanno dei valori in comune al di là delle sigle, e questa cosa credo che lo stia facendo, la dimostrazione del successo di questa festa è lì a testimoniare. Adesso il momento forse più importante per me, perché chiederei con naturalmente la collaborazione del Presidente e di Vigentina di chiamare qui Aldo Dublin, partigiano, che è stato tra i fondatori della 176esima Brigata Garibaldi. Che nel 1951 insieme ad altri, naturalmente qui vedo anche Camillo Pinet che è stato anche Camillo Pinet che invito a raggiungere. Poi
spero che ci sia qualche familiare di Terracca Romeo che mi dicono non è potuto venire, c'è un familiare, qualcuno che... Non c'è nessuno. Ecco, io ritengo importante riuscire ancora a premiare queste persone perché è un modo per trasmettere ai giovani l'importanza di quello che hanno fatto. Nel 1951 hanno iniziato questa attività e oggi ci troviamo con delle strutture che sono delle strutture straordinarie, un esempio unico, vi dico, in Valle d'Aosta, e vi garantisco che senza queste strutture sarebbe assai difficile fare oggi delle feste come quelle che si fanno ai soldi. Quelli che ci stanno provando sanno che senza contributi pubblici, cioè senza i contributi di amministrazioni comunali, è difficile che delle associazioni indipendenti riescano a farlo. Allora, vorremmo anche però, come ci capita più volte, premiare anche qualcuno che è ancora in attività, perché dire, ahimè, molti dei fondatori ci hanno lasciato e spesso quando facciamo queste premiazioni ci dicono ma dovete premiare anche quell'altro, ce n'erano altri che hanno lavorato, eccetera. Io dico sempre, ma non è che quest'anno finiscono i premi, come abbiamo inaugurato a Chantepré, abbiamo dimostrato che tutti gli anni troviamo sempre delle persone da premiare, addirittura a Chantepré quest'anno abbiamo premiato 10 giovani ragazzi giovanissimi. Quindi i premi di oggi sono un po' un invito a continuare con dei riconoscimenti tutti gli anni alle persone che collaborano e danno una mano indispensabile alla riuscita di queste feste. Quindi chiamo qui il cuoco, il nostro amico Ardo, a prendere... Non è il fondatore, ma è una persona che sicuramente contribuisce moltissimo alla riuscita della festa. Poi assaggeremo le costine e le grazie. Allora do la parola di Gentina, poi al limite mi passa una cosa. Io voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lasciato, perché dei fondatori dei Castagneti sono rimasti i tre che abbiamo nominato, però erano tanti altri. Uno dei fondatori dei Castagneti era anche Boretta Pietro, che ci ha lasciati circa 2 mesi fa. Dino Boretta, che a quei tempi era il segretario del Partito Comunista, Boretta Bartolomeo, e poi molte altre donne, molte persone che hanno contribuito, che oggi non ci sono più o sono ammalate, per cui io le ringrazio a nome di tutti. Grazie. Ora do la parola al Presidente Violante, solo volendo ricordare un piccolo episodio magari della sua vita che può aiutarci a capire quale legame può esserci tra quel 1951 e la storia anche personale del Presidente. Pochi sanno che il Presidente è nato in Africa, poi tu mi correggerai se dico delle stupidaggini, perché il padre, che era vicino al Partito Comunista, un attivista del Partito Comunista, fu costretto a emigrare perché ai tempi del fascismo non c'era vita facile. Questo fece sì che tu nascesti in Etiopia e che fra l'altro nel periodo della guerra sei stato anche in un campo di concentramento inglese prima di essere poi rilasciato. Questo è un episodio che pochi conoscono della tua luminosa carriera, soprattutto una carriera innanzitutto accademica, di prestigio, coprendo cattedre di diritto, e poi una carriera politica che ti ha portato a diventare anche Presidente della Camera in quella esperienza politica straordinaria che fu il governo dell'Ulivo e che noi oggi tutti, ahimè, rimpiangiamo. Tu ci spiegherai tutte le ragioni che abbiamo per rimpiangere quella stagione in cui si tentò di riformare questo paese
con un principio di equità e di giustizia sociale, mentre invece oggi assistiamo a una mannaia che colpisce soprattutto le famiglie, i ceti più deboli e soprattutto non è ispirata a nessun criterio riformatore, ma è una manovra arruffata che arriva all'ultimo periodo dopo anni di favole in cui noi avevamo, ci dicevano, la sicurezza di conti in ordine, tutto a posto. È una filastrocca che ci sentiamo ripetere spesso anche qui in Valle d'Aosta: conti in ordine, tutto a posto, e poi arrivano le tegole dall'alto. Do la parola al Presidente. No, grazie per avermi invitato. Voglio aggiungere che mio padre era comunista e mia madre era ebrea, quindi capito che è una famiglia da dire, insomma, piuttosto che restare in Italia. Io poi sono nato appunto. Poi quando arrivavano gli inglesi lì misero tutti in campo di concentramento e mi è capitato di rinascere lì, insomma. Ma il 51, guardate, che io lo dico per le persone più giovani, non era facile mettere su una cosa di questo genere. Il 51 vuol dire che siamo 3 anni dopo le prime elezioni politiche del nostro paese, siamo 5 anni più o meno dopo la liberazione, pesanti sono le divisioni internazionali del nostro paese, e questo lo so che è una comunità che ha grandi tradizioni democratiche, radicate, storiche, eccetera. Però insomma non fu una cosa facile, adesso è abbastanza semplice, allora era abbastanza difficile. E questo vuol dire che dobbiamo essere particolarmente grati, perché vedete, diceva molto giustamente Raimondo la memoria, le radici, un partito ha bisogno di radici, ha bisogno di ali, ha bisogno di entrambe le cose, cioè ha bisogno di qualcosa che ricordi la storia e di qualche cosa che costruisca il futuro. Un partito è come l'albero, insomma, no? Che ha le radici e poi un po' c'è ali, le foglie, le cose alte, è quello che sta in mezzo. È un partito importante, un partito serio, è un ponte tra le generazioni ed è qualcosa che cuce continuamente una generazione all'altra. Nessuno si deve sentire che comincia da capo. Ora, il Partito Democratico, a nome certamente non è il Partito Comunista del XX secolo, il Partito Comunista ha finito la sua storia politica, si è aperta un'altra storia, si è aperta un'altra pagina, uno sforzo difficile. Uno sforzo perché abbiamo messo insieme e stiamo sforzandoci di mettere insieme esperienze e culture diverse. Ora ci sono la stragrande maggioranza degli iscritti al nostro partito, che sono tanti per fortuna, non vengono né dal PC, vengono da non so, santi dopo, vengono da altre esperienze. Io credo che bisogna tenere conto anche con molta forza, perché noi abbiamo una vecchia antica abitudine sbagliata, che è quella, abbiamo tante buone, ma c'è qualcuna sbagliata, che non ci ricordiamo delle vittorie e come dire, abbiamo presente soltanto il momento della sconfitta quando c'è stata. Noi veniamo da alcuni importanti successi politici. La vittoria delle ultime amministrative non era prevista da nessuno. E guardate, la cosa molto importante è che è stata una vittoria in cui parte fondamentale sono state le generazioni più giovani, per come sono attivate, come sono mosse, come sono legate tra di loro. E questo vuol dire che hanno creduto. Hanno avuto un messaggio, una prospettiva, un futuro, una cosa da costruire. Ed è molto importante che sia avuto questo. Si è vinto a Torino, era abbastanza scontato, devo dire, Milano no. Napoli e così via, Napoli, Cagliari, tante altre città. Ci sono vinti 2 referendum. Sono state cose molto importanti. Dopodiché è arrivata la botta della crisi. Ora, anche qui dobbiamo stare attenti, perché avevamo da tempo, da circa 2 anni e mezzo, detto guardate che cominciamo a cercare di mettere cose in ordine anche nel nostro paese, perché come ha detto che siamo fuori. Voi non so se ricordate che il Presidente del Consiglio disse 3 anni fa spendete tutto, state tranquilli, noi siamo fuori, la crisi è una illusione, sono i giornali che se la sono inventata, non so se ricordate questo. E alcuni giornali l'hanno riportato anche recentemente, la stampa che avrebbe fatto due pagine, tutto quello che è stato detto. Ecco, non era così. Era sufficiente cominciare allora a prendere alcune misure e forse non ci saremmo trovati nella situazione in cui ci troviamo oggi. Comunque, la situazione è questa, qui va detto molto chiaramente che le misure che sono state approvate dal governo sono ingiuste. Sono in gran parte ingiuste, che gravano in modo assai pesante sui ceti medi,
penalizzano molto tutti coloro che hanno bisogno di servizi, perché i comuni sono fortemente penalizzati, sono comuni quelli che danno i servizi, e devo dire salvaguardano le fasce altissime. La seconda, terza, quarta, quinta casa non è assolutamente presa in considerazione. Il fatto che i dipendenti pubblici debbano vedersi decurtata la tredicesima e rinviato il pagamento della tredicesima se i loro superiori hanno sbagliato i conti sulla riduzione dei costi, insomma, questo è il suo posto. Cioè io dipendente devo pagare, che pagasse chi ha sbagliato, è giusto, ma che paga chi non c'entra, magari ha sollecitato invece una correzione di rotta, io credo che sia profondamente sbagliato. Ecco, l'unica cosa buona, devo dire, di questa operazione che è stata fatta è quella che si dice non sarà messa la fiducia, quindi si discuterà. E noi abbiamo già presentato le nostre proposte alternative, io vi cito soltanto una che secondo me è quella più significativa. Non so se ricordate, qualche tempo fa il governo approvò una misura per il rientro dei capitali dall'estero. Non la fece solo l'Italia, la fece la Germania, la fece la Gran Bretagna, la fece la Francia, però mentre in Germania si pagava il 20% di imposte sul denaro rientrato, così la Francia all'incirca, così la Gran Bretagna all'incirca, in Italia pagava il 5%. E quindi sostanzialmente chi aveva il denaro in Italia, va bene, ha pagato imposte che oscillavano dal 25 al 40% secondo le casse. Chi li ha tenuti fuori, li ha portati fuori, poi è rientrato ha pagato il 5%. Quindi le persone oneste sono state fortemente penalizzate. Quelle disoneste che erano entrate sono state avvantaggiate. A questo punto noi diciamo una cosa. Siccome finalmente hanno recepito la nostra indicazione di tassare le rendite finanziarie non dal 12,5% al 20% come accade in altri paesi, a questo punto che il 20% si tassino anche i capitali rientrati. E con quei soldi cosa diciamo che bisogna fare? Quei soldi vanno dati alle amministrazioni locali, perché in moltissimi casi sono artigiani, guardate in tutti quanti i comuni, in tutte le province soprattutto, ci sono artigiani che hanno lavorato per l'ente locale e che non sono pagati perché l'ente locale o perché è patto di stabilità o per altri motivi non pagano. Questo vuol dire che cosa? Che per colpa del pubblico il privato artigiano non ha i soldi che servono per lavorare. E la manovra che ha fatto il governo non aiuta in nessun modo a questo tipo di piccoli o piccolissimi imprenditori. Ecco, noi diciamo con le risorse che si estraggono facendo pagare, perché non vi sanno di quelli che hanno riportato il denaro in Italia e che hanno pagato solo il 5%, andando dal 5 al 20, che non è il 40 che ha pagato gli altri, ma dal 5 al 20 si recupera il denaro da dare agli enti locali per pagare i propri fornitori. Se vi guardate in giro, non so se qui sono amministratori locali, sanno quanto è dedicata dalla fornitura di gasolio ai lavori di falegnameria, sono cose di questo genere, sono grandi cose. Ma siccome l'Italia è fatta di piccole e piccolissime aziende, sono migliaia e migliaia e migliaia di queste aziende che non hanno i soldi di spesa. Un'altra questione che abbiamo posto è quella relativa al problema dei immobili. Chi ha tanti immobili oggi non è tassato. È vero che noi abbiamo un Presidente del Consiglio che si trova in queste condizioni, quindi forse per questo che gli immobili non sono stati toccati. Però guardate, io credo che chi ha tanto deve dare di più di chi ha poco. Perché se levano 1.000 euro a chi ha 2.000 euro è una cosa, se levano 1.000 euro a chi ne ha 100.000 è un'altra. E questo è un fatto di giustizia, di equità. Siccome non sarà messa la fiducia, si discuterà di questo tipo di questioni, le affronteremo e credo che molte correzioni verranno fatte. Io qui, visto che mi trovo in questo posto, volevo dire a Raimondo, pensiamo ad una cosa. Come sapete, hanno soppresso le festività civili e le accorpano con la domenica. Allora, così si fa in tutta Europa, vi assicuro che non è vero, perché il 14 luglio in Francia si festeggia qualunque giorno sia, sia sia domenica o di mattina, quello di giovedì. Il 25 aprile perché dobbiamo spostarlo noi? E il 1° maggio si festeggia in tutta Italia, in tutto il mondo, tranne che nei paesi dittatoriali. In tutti i paesi democratici il 1° maggio caschi con qualunque cosa. E allora sono queste due grandi feste democratiche, che sono il 25 aprile e il 1° maggio, e credo che debbano restare. Allora sarebbe, non so, io non mi permetto di giurare nulla, però se potesse partire anche di qui, anche dalla Valdosta, un'iniziativa, diretta da una cosa di firme, di iniziazioni, di messaggi, direte a mantenere queste feste, ma viene solo due grandi feste, una di carattere internazionale e l'altra che riguarda l'impressione del fascismo, ci teniamo a ricordarlo. Ci teniamo, lo dico in questo posto, per un senso di questo posto.
sono due modi, come dire, in cui, come dire, per nascondere tutto ciò sulle radici, viene fuori, ma viene fuori proiettato verso il futuro. Sapete perché? Perché non si vive solo di interessi, si vive anche di valori. E dietro queste date ci sono dei valori. E difendere vuol dire che difendiamo alcuni valori, non stiamo difendendo un numero o una cifra, stiamo difendendo i valori, il valore del lavoro, il valore della libertà. Quindi credo che queste sono cose che potremmo fare, potremmo mangiare, potremmo costruire. Sul piano politico generale stiamo costruendo un'alleanza allo Stato, nei quattro soldati, parlo di gente, centro-sinistra, centro-destra, da tutti. Ora poi, naturalmente, quando si voterà, si vedrà, non sappiamo se si voterà nel duro, come molti dicono, si voterà tra 2 anni. Ma certamente, come dire, dobbiamo guardare avanti nella costruzione di un'alleanza che sappia guidare il Paese verso una ripresa seria. Una ripresa seria vuol dire innanzitutto tagliare i costi impropri della politica, non confondendo i costi della politica con i costi della democrazia. Guardate, io ho colto, permetto di fare un, spero di essere compreso. Guardate che quando tutti i discorsi si stanno facendo non riguardano mai i governi, né nazionali né locali, né regionali, riguardano sempre e soltanto i parlamenti e i consigli. Perché? Perché dentro questo discorso c'è una grande parte di verità e poi dentro c'è un grande attacco alla rappresentanza democratica. Perché? Perché se si attacca alla rappresentanza, perché non si dice che i dipendenti di Palazzo Chigi sono il triplo di quelli dell'Inghilterra? Perché non si dice quanto spende il governo italiano per mantenersi? E un cifre di risultati come trovate? Quindi bisogna rivedere tutto. Perché sotto sotto viaggia accanto a cose molto giuste che ci sono, c'è anche un aspetto reazionario, tagliare e penalizzare la rappresentanza. Perché nella cultura reazionaria c'è il rapporto diretto tra il capo e il popolo, senza rappresentanza. Il che vuol dire che governa la televisione, non governa i cittadini. E allora, anche da questo punto di vista, le cose che noi stiamo ponendo sono ridurre fortemente il numero dei parlamentari, tanto senatori quanto deputati, mettere a punto anche i costi di tutte le istituzioni. E guardate, la democrazia ha un costo, ci sono costi propri e costi impropri. I costi impropri vanno tagliati. I costi propri sono quello che si spende per mantenere la democrazia e per poter essere liberi, per avere i servizi che ci servono e così via. Oggi tutte le uniche cose che sono state, cioè è possibile che sono stati dicono che si vogliono tagliare le province, poi vi dirò che in realtà purtroppo non è così, che si vogliono accorpare i comuni e così via, ma l'unica cosa che ha prodotto un segno anche simbolico significativo della riduzione del numero dei parlamentari è quella che è stata fatta. E noi infatti la proposta di Bersani è andare anche lì. Guardate, anche qui bisogna essere attenti, perché all'inizio della Repubblica i 630 deputati e 315 senatori avevano un senso, perché l'Italia era profondamente divisa. C'è stata la guerra, c'è stato lo scontro con i fascisti, c'è stata la separazione netta tra l'Italia del Sud agricola arretrata e l'Italia del Nord industriale avanzata. Bene, in quel luogo che era il Parlamento, ciascun pezzo d'Italia si trovò rappresentato, da quei 945 parlamentari, senatori e deputati. Ciascun luogo, anche più piccolo, trovò la sua rappresentanza. A me è capitato, talvolta mi capita anche adesso, quando, nelle mie lezioni, quando insegno, facendo il mestiere, di richiamare i miei studenti sul punto. Guardatevi le interrogazioni e le interpellanze. Trovate molto spesso interrogazioni che ci fanno sorridere, fino a qualche tempo fa, che ci fanno sorridere, perché il treno che non si è fermato in un certo posto, che fa abitualmente molto ritardo, guardate, fa sorridere, però quei cittadini che sono stati penalizzati, quei lavoratori che sono arrivati in ritardo, si sentono rappresentati, perché i loro problemi, il loro bisogno è stato rappresentato, ed è stato rappresentato perché c'era un parlamentare che rappresenta quel tipo di luogo, quel tipo di interessi, quel centro, quella città, quelle città che stanno lì. La rappresentanza è una cosa importante, questo voglio dire, stiamo attenti a non tenerla come se non fosse importante, è molto importante la rappresentanza, che noi riusciamo a essere democratici attraverso la rappresentanza. Coloro che sono portatori di una concezione dispotica della politica vogliono tagliare di mezzo la rappresentanza e creare un rapporto diretto tra il capo e il popolo. È profondamente sbagliato. Ecco, quello che noi stiamo costruendo, a fatica devo dire, ma lo stiamo costruendo, e finora l'opinione ci ha dato ragione, l'opinione che è sondata dai tecnici di queste cose ci dà una ragione, è una forma di serietà. Le liberalizzazioni le ha fatte Bersani dal ministro, le hanno cancellate, adesso le hanno rimesse.
La tracciabilità, che è una cosa molto importante. La tracciabilità vuol dire una cosa, che quando tu paghi al di sopra di una certa cifra devi pagare o con carta di credito o con assegno, di modo che sia percorribile il percorso e ciascuno paghi quello che è giusto pagare. Sapete una delle cose gravi che sono state fatte in questa manovra? È stata abolita una cosa che si chiama SISTRI, che è il sistema di identificazione dei rifiuti inquinanti. Nel senso che quando un'azienda produce questi rifiuti, deve indicare che questi rifiuti, e poi deve indicare dove vanno, e ciascun passaggio deve essere registrato, di modo che non ci sia quello che viene con la camorra che piglia questi rifiuti e li butta a mare, li butta nelle fosse, così, nelle fosse. È stato cancellato. Guardate, questo non costava una lira, però ci assicurava, primo, di togliere risorse alla malavita, secondo, di salvaguardare l'ambiente, le famose ali, cioè il futuro. E allora questa manovra non ha soltanto gli aspetti, come dire, economico-finanziari, ha anche aspetti di questo tipo che vanno profondamente colpiti. Io credo che sia importante che facciamo una serie di discussioni su questi aspetti che riguardano anche una regione speciale come questa, perché insomma che ancora una volta vengono salvaguardati i centri più forti del paese e vengono invece penalizzati il ceto medio direttamente e i soggetti più deboli indirettamente togliendo loro i servizi, io credo che sia una cosa particolarmente grave. Con noi su questo versante combatteremo, le proposte sono state presentate, il 28 agosto si apre il Senato per discutere queste misure e le discuteremo fino in fondo. Per fortuna c'è un capo dello Stato che fa un grandissimo punto di equilibrio e di riferimento, mi pare dovremmo essere grati per come sta facendo il suo lavoro. Noi abbiamo detto senso di responsabilità sì, ma non siamo stupidi. Noi rappresentiamo un certo tipo di interessi in questo paese, di chi lavora, di chi produce, di chi ha lavorato. Va bene, colpire pesantemente le pensioni è un errore, perché non si rendono conto che le pensioni non solo sono il frutto del lavoro, ma guardate, come sappiamo benissimo, le pensioni molto spesso servono non tanto a mantenere i vecchi, a mantenere anche i giovani. Quanti nonni, no? Danno la mano ai nipoti grazie per le pensioni. E questo è un punto che non può essere dimenticato. C'è un sistema di welfare familiare in Italia che per fortuna si regge anche su queste cose. Comunque sono tutti altri terreni e temi che affronteremo uno per uno nella prossima partita del 28. Io sono molto grato che sia stato questo incontro stasera, mi fa piacere e credo che dentro ciascuno di noi debba restare, come dire, una specie di impegno. Guardate, chi ha costruito questa cosa non sapeva se ce l'avrebbe fatta, non pensava certamente forse che avrebbe durato per 60 anni. E noi che siamo in qualche modo eredi civili di quell'esperienza, di quello sforzo, di quell'impegno, dobbiamo fare in modo che questa esperienza possa andare avanti e possa continuare per i prossimi 60 e altri 60 ancora. Perché questo è il segno che quando le donne e gli uomini si mettono insieme e sono, come dire, di animo limpido e hanno idee politiche radicate nella propria coscienza, le cose si costruiscono e si fanno. Questo ci serve qui, ci serve in tante altre dimensioni, anche in quella dimensione nazionale. Ci siamo ripresi dalle sconfitte delle elezioni politiche. Mi pare che ormai, come dicevo prima, c'è un vento a nostro favore. Ci hanno fatto dei manifesti a Roma dopo le elezioni, c'è un bel vento, effettivamente è così, c'è un bel vento, però stiamo attenti che il vento può girare, no, come sappiamo bene il vento non è sempre fisso, sta a noi mantenere il vento nella stessa direzione e quindi in questo anno sostanzialmente che ci separa dalle elezioni, un impegno da parte di tutti a mantenere molto forte l'attenzione sui grandi temi nazionali e sui temi politici. Credo che questo sia importante e una scadenza non secondaria. Noi purtroppo abbiamo perso qualunque prestigio a livello internazionale per le vicende del capo del governo, per i motivi che sapete benissimo, non sto qui a ricordare. E abbiamo perso più tempo le leggi per cercare di salvare Berlusconi da questo guaio che a guardare i veri problemi del paese. Ora ci troviamo in queste condizioni, anche per questo se ne sono accorti tutti. Purtroppo non abbiamo peso in Europa, però con Prodi dovevamo, va bene, non è, l'Italia non è stata sempre, come dire, un soggetto così marginale, l'abbiamo avuto, l'abbiamo, lo riavremo, ma non pensiamo che ci sia un leader che da solo risolve tutti i problemi. È la caratteristica della democrazia che stiamo insieme.
Ciascun leader è utile che ci sia, è necessario che ci sia, ma poi ci vuole il consenso e il lavoro di tutti. Ecco, questo è anche dirlo in questo luogo credo che sia importante, questo è stato il lavoro di tutti che ha costruito questa cosa e cerchiamo di costruire qualcosa di genere più grande per tutto il nostro paese e questo è l'impegno che possiamo prendere. Grazie. Se qualcuno ha una qualche piccola breve domanda prima di congedare il Presidente. Volevo chiedere, scusa, Giovanni, ma è accennato, solo accennato alle province e poi hai lasciato grazie. Qui la questione delle province in questi termini, dunque noi sosteniamo, come lo sostengono i politici, noi sosteniamo questo, che bisogna distinguere da regione a regione. Una regione tipo la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, un territorio grande quanto l'Ungheria, ha bisogno di un ente intermedio tra il comune e la regione. Una regione come l'Umbria, o come la Basilicata, o come le Marche, o come l'Abruzzo, o come il Molise, che stanno sotto il milione di abitanti, non c'è bisogno. Allora, non, dire tutti quelli che hanno 300.000 abitanti via è una sciocchezza. Bisogna vedere dove serve un ente intermedio tra regione e comune e dove non serve. Nelle piccole regioni non serve. Nelle grandi regioni invece è utile che un sindaco abbia un referente intermedio tra se stesso e lo dico giusto, qui c'è un sindaco e il presidente della regione, non so se è chiaro. Allora, comuni delle regioni tipo Piemonte, tipo Liguria, tipo Veneto, tipo Lazio, tipo Campania, che sono grandi regioni, al di sopra attorno dal 5 milioni in su, credo che li abbiano bisogno. Poi se le province devono essere quelle o devono essere accorpate, questo è un altro discorso che possiamo fare. Ma quello che va sempre detto, vanno abolite nelle regioni dove non c'è bisogno di ente intermedio. La ragione per la quale noi abbiamo votato contro la proposta dell'Italia dei Valori, che l'Italia dei Valori proponeva non di cancellare le province, questo è quello che io, ma di cancellare la parola provincia nella Costituzione. Le province c'erano anche quando non c'era questa parola. Non è che cancellando la parola si cancellavano le province. E bisogna fare un'operazione, come dire, intelligente posto per posto. Cosa propone il governo? Prima ha proposto a tutte le province sotto i 300.000 abitanti vanno cancellate. Naturalmente questo non riguarda le regioni a statuto speciale, cioè Val d'Aosta, Friuli, Sardegna e Sicilia. Dopo hanno corretto, perché si è accorti, questa è una malignità, insomma, sto per dire, sono accorti che la provincia del ministro cadeva. No, ha detto no, solo 300.000, ma 3.000 metri, cioè 300.000. A questo punto si è salvata solo e sono andati altri. Poi pare che abbiano fatto altre correzioni o vogliono fare altre correzioni. In sostanza, tutte le cose fatte in automatico sono sempre sbagliate. Bisogna ragionare sui dati. Come hanno fatto i tagli finanziari, tagliare tutto del 3 è una sciocchezza. Perché in alcuni posti bisogna tagliare di più e altri no. Per esempio la Germania, che sta meglio di noi, ma stava peggio prima, ha tagliato in molti posti. Università, scuola, università, ricerca non ha tagliato, non si è investito. Perché lì quelli tirano su quale si va avanti, non si va indietro. Allora, non so se è chiaro, la proposta del governo è fatta in quel modo. Diciamo un'altra cosa, si guardi regione per regione, laddove si ha, sono regioni al di sotto di un milione di abitanti, lì non c'è bisogno di un ente intermedio tra regione e comune. Laddove la regione è sopra i milioni di abitanti c'è bisogno di intermedio. Poi vediamo regione per regione se devono essere quelle province lì o se non bisogna accorpare perché sono troppe, non so se è chiaro. Guardate che il tipo di costi è un provvedimento simbolico, perché il personale resta naturalmente, mica licenzi tutti. Quindi il problema dei costi è abbastanza diretto, così come è demagogico il fatto di dire cancelliamo i consiglieri comunali dei piccoli comuni che hanno 500, 700, 800 meno di abitanti. Ma guardate che cose non sono mica quelli. Quegli assessori non pigliano niente. È vero che i comuni sono troppi, ma il problema, lo dico davanti a un sindaco, è mettere insieme i servizi. Cioè fare in modo che so che il servizio per portare i bambini a scuola sia di più comuni. Il trattamento dei rifiuti sia fatto da più comuni. I consorzi dei comuni vanno fortemente aiutati, questo è il problema. Perché io dicevo, allora sono cose, voglio dire, alcuni punti non sono sbagliati, ma sono trascritti male e vanno governati meglio, queste sono
le cose che noi porremo al dibattito parlamentare. E naturalmente insisteremo per la riduzione del numero parlamentare, perché ora capisco quando allora c'era quel tipo di situazione che ho descritto e c'era soltanto i comuni e lo Stato. Adesso ci sono città metropolitane, province, comitati di quartiere e così via, la rappresentanza è molto vasta, quindi non c'è più bisogno di un così alto numero di parlamentari, si possono benissimo ridurre. C'è ancora una domanda brevissima, tu devi dire qualcosa? Io sono qui da 60 anni. Da bambina? Da 13. Ne avevo 13 la prima volta che sono venuta qui e ho vinto la gara podistica con i pionieri di Aosta. Prima mi sono dimenticata, oramai la memoria è quella che è. Io voglio ringraziare tutte quelle generazioni di ragazzi che sono passati qui. Ne abbiamo avuti tanti, tanti. E quello di cui sono fiera è che i ragazzi che sono venuti qui a lavorare con noi anni sono dei ragazzi che veramente non hanno sbagliato niente nella loro vita. Sono stati molto bravi anche all'inizio, quando c'erano i primi problemi di droga e tutto. Noi abbiamo sempre cercato di insegnare ai nostri ragazzi di fare le cose per bene. Quindi ho una generazione di 60 anni da ringraziare, perché qui sono passati i ragazzi di tutte le famiglie di Sogni. Grazie a tutti. Ringrazio davvero tutti, consentitemi una breve battuta per far capire cosa sta succedendo anche a livello regionale. In questi giorni sui giornali e anche al TG3 avete sentito parlare di una lettera del Partito Democratico, è una lettera che noi ahimè abbiamo scritto una settimana fa al Presidente della Giunta perché eravamo preoccupati di quanto stava accadendo. Francamente non avremmo mai immaginato che sarebbe stato così grave, però lo abbiamo sollecitato al fatto che forse la Valle d'Aosta deve prendere coscienza di quanto sta accadendo e deve in qualche modo reagire. Oggi il Presidente ha usato una parola semplicissima per dire come la pensiamo noi della manovra: iniqua. Ecco, quello che il Partito Democratico ha cercato di far dire, senza riuscirci, alla maggioranza regionale è che pronunciasse questa parola, cioè la manovra del governo è iniqua. Non lo vogliono dire, naturalmente sono alleati del PDL, quindi hanno qualche problema a riconoscere questo fatto. Però il nostro sforzo è in quella direzione e abbiamo avanzato, come hanno fatto per il livello nazionale Bersani, noi qui a livello regionale abbiamo avanzato delle proposte. Non pensiamo che soltanto le nostre siano valide, ma vorremmo confrontarci, cioè vorremmo capire se ha un senso in Valle d'Aosta che i tagli che ci imporranno, e sono tagli pesantissimi, si parla di 2 miliardi di tagli da suddividersi fra le regioni autonome, quindi una cosa enorme per noi. Ecco, che questi tagli non colpiscano gli operai forestali, i precari, che in Valle d'Aosta sono in numero proporzionalmente superiore ad altre regioni. Allora, se in passato il precariato nella pubblica amministrazione, nell'USL, sono state opportunità di lavoro per i giovani e risposte alle famiglie, ecco, noi non vogliamo che questa cosa diventi un boomerang e siano proprio quelle persone lì le prime a essere colpite dai tagli. Abbiamo delle opportunità per fare questi tagli, ci ragioniamo insieme, non è che vogliamo imporle noi, ma ci dobbiamo chiedere se ha un senso spendere più di 500.000 euro per fare concerti gratuiti il giorno della festa dell'autonomia. Si possono fare feste anche senza spendere 500.000 euro. Questa era l'indicazione che, per farvi capire cosa sta succedendo anche qui in Valle d'Aosta, noi vogliamo che la manovra che avrà ricadute a livello regionale sia ispirata a un principio di equità e non sia un'operazione che alla fine colpisce i più deboli. Grazie a tutti per l'attenzione.